Noi siamo un gruppo di esisti di Tor Vergata, della professoressa Fiorani, e probabilmente stiamo organizzando il primo cash mob nella zona di Tor Bella Monaca, precisamente nel supermercato di Simply Sma. Abbiamo scelto questa zona soprattutto perché comunque è una zona che ha elevati disagi sociali, e soprattutto perché il Simply Tor Bella Monaca è il primo supermercato ecosostenibile del Lazio, che è stato inaugurato nel 2010, ed è ecosostenibile perché comunque va ad alcune accortezze di tipo sociale ed etico, ad esempio ha dei prodotti ecoattenti, utilizza delle tecniche per risparmio energetico e ha alcune relazioni anche con le associazioni Onlus territoriali, oltre ad avere anche utilizzo di molti materiali riciclabili, tra cui i carrelli o anche i separatori delle casse, eccetera. Quindi la nostra iniziativa, che si chiama Cash Mob Etico, prevede il raduno di più persone davanti a questa attività commerciale, che li spingiamo verso un'esperienza di acquisto collettivo che prevede l'acquisto in particolare dei prodotti eco e solidali, che sono appunto forniti in partnership tra Simply ed altro mercato, e l'obiettivo è quello appunto di spingere le persone a votare con il portafoglio, perché praticamente il voto col portafoglio cerca di sensibilizzare i cittadini, a farli capire che i loro acquisti possono generare dei benefici anche futuri, perché comunque andando a premiare le imprese che sono in qualche modo impegnate nel lato etico e sociale, si crea quello che è una concorrenza etica, e quindi spinge anche le altre imprese che sono poco attente a questo lato di incentivare i loro comunque interessi verso queste tematiche. E quindi noi prevediamo, in particolare il giorno dell'evento sarà il 21 marzo, quindi con il primo giorno della primavera, e praticamente faremo una campagna sia sui vari social, sia anche una campagna tradizionale attraverso manifesti e volantini, e praticamente fisseremo un limite di spesa di 5 euro per l'acquisto di questi prodotti ecosolidali, e le persone, una volta acquistati, avranno fornite le buste al altro mercato, e il loro scontrino dovrà essere inserito dentro un'urla come gesto simbolico di votare con il portafoglio. E a fine di questo evento faremo appunto una rendicontazione di tutti i scontrini che sono stati emessi, e vedremo quanti appunto il picco delle vendite sui prodotti eco e solidali.